nuovo tablet realizzato da ZTE per Poste Mobile, si chiama PM1152 Tabula. È un tablet 7 pollici, uno schermo resistivo, anche se lo vediamo adesso in una versione evoluta con schermo capacitivo. E, per quanto riguarda l'hardware, abbiamo questi tre pulsanti touch, quindi le funzionalità, quindi come le impostazioni, le notifiche, la ricerca, il tasto per tornare indietro e il home. Abbiamo una fotocamera da 3 megapixel, tasto d'accensione, il volume, jack per auricolare audio, e abbiamo l'USB per l'alimentazione. Questo è tutto in carico. Ovviamente si possono scaricare tutte le applicazioni che si vuole tramite l'Android Market. C'è il GPS integrato, il Wi-Fi. In questo caso la versione Android è montata sul dispositivo è 2.2.1 e quella che sarà invece disponibile sul dispositivo, sul tablet che lanciamo insieme a Poste Mobile è la 2.1, è ad un primo lancio del prodotto. E il tablet PM1152 sarà disponibile negli uffici postali a partire dai primi di marzo. La fascia di prezzo è sotto i 400 euro, ancora non possiamo dare indicazioni precise di prezzo perché appunto verrà fatta un'offerta commerciale i primi di marzo, però sarà molto interessante anche perché è compresa una offerta dati, quindi navigazione dati di un anno. Questa è l'applicazione Poste Mobile Store che consente di utilizzare i servizi Semplifica in modo più agevole. Prima erano solo su Sim Toolkit basati su SMS, invece adesso è stata sviluppata un'app. Qua c'è un concetto di miglioramento della molto più user friendly, in cui tutte le azioni sono sulla base dei bisogni del cliente. Quindi ad esempio abbiamo il concetto di entrare nel tuo ufficio postale, dove puoi pagare un bollettino premarcato oppure un MAV o un RAV oppure un bollettino bianco. Quindi ad esempio se entriamo nel bollettino premarcato abbiamo la possibilità di inserire tutti gli elementi con l'aiuto e il supporto dell'interfaccia, e poi ovviamente c'è la possibilità di pagare o col conto corrente che è associato alla SIM oppure se uno è associato alla Poste Pay esegue il pagamento. Tutto questo in piena sicurezza, dando poi un codice che è detto il PMPIN e che è un codice univoco che viene creato al cliente. Questo è un modo molto più semplice per accedere a tutti i servizi di tipo postale. Abbiamo la possibilità di gestire il proprio denaro, il che vuol dire ad esempio eseguire un bonifico oppure inviare il denaro con MoneyGram all'estero. Quindi noi abbiamo fatto un accordo con MoneyGram per cui si possono inviare soldi all'estero in modo molto semplice. Quindi con MoneyGram qui ci sono una serie di condizioni da accettare. MoneyGram è un servizio che abbiamo aperto alla fine dello scorso anno, che è molto utilizzato, un servizio che cresce al 20% mese su mese come trasferimento di denaro, anche perché noi abbiamo un target come clientela sugli immigrati abbastanza importante. E quindi questo su Sim Toolkit è molto più complesso perché comunque sono richieste una serie di informazioni non banali per trasferire. Qua si vede quanto sia molto più semplice inserire i soldi e quanto sia veloce il trasferimento. Oppure possiamo eseguire un bonifico. Qua la cosa interessante è che io qua diciamo metto l'IBAN, immaginiamo, poi io posso anche salvarmi l'IBAN e quindi in un momento successivo me lo posso ritrovare già memorizzato. Vabbè, chiaramente questo sono dati sbagliati e quindi non gli piace. E quindi questo mi consente poi di ritrovare nella mia rubrica sicura quelli che sono i dati del beneficiario di un bonifico che io magari faccio regolarmente. Quindi questo ovviamente semplifica molto, molto le cose. Quindi io posso ricaricare la mia SIM, quindi supponiamo ricarico di 10 euro la mia SIM da conto corrente.
io qua adesso devo mettere il mio codice segreto, quindi non glielo faccio vedere. Io in questo modo, pur essendo in Spagna, ho ricaricato la mia SIM personale in modo molto molto semplice dal mio conto corrente. Analogamente potevo fare dalla PostePay e fra qualche mese si potrà fare anche dalla carta di credito, carta SIM, che viene associata alla SIM.